il problema del Big Bang è che è ancora molto, non è mica, non è mica sicuro, no? Cioè il Big Bang è una teoria, diciamo, che non è nemmeno testabile, no? Perché quindi che ci sia stato qualche, ci sia un'espansione, non c'è dubbio, però, e questa espansione vuol dire che lo spazio in qualche modo viene creato nello stesso, lo spazio, il tempo, la materia, l'energia vengono creati in questa espansione, no? Però il problema fondamentale è che cos'è lo spazio e che cos'è il tempo, e nessuno lo sa. Quindi lo spazio e il tempo è come noi immaginiamo certe cose, lì il discorso. Cioè, è lì, cioè, per esempio, una delle mie come si dice, supposizioni a questo punto è che lo spazio non è assolutamente quello che noi pensiamo che sia, non è il contenitore di qualcosa, ma lo spazio è fatto di entità coscienti. Il fatto che lo spazio si espanda, quello che si espande non è lo spazio, ma è la conoscenza di sé, di queste entità coscienti che hanno un'esperienza in questa realtà. Quindi noi confondiamo spazio con, cioè, lo spazio fisico che noi pensiamo sia uno spazio fisico, in realtà è uno spazio di conoscenza di sé. Se tu parti con questo punto di vista, e la conoscenza di sé continua a aumentare, va bene, del tempo, che però non è il tempo fisico, è un'espansione nel presente della conoscenza di sé. E proprio lì tutto lo sforzo che faccio di creare una struttura concettuale che parte con la coscienza come aspetto fondamentale della natura. La coscienza in realtà è una proprietà del sé, no? E quindi è uno, la totalità di quello che esiste, quindi parto da uno, la totalità di quello che esiste, che ha due proprietà, è olistico, quindi non è fatto di parti separabili, ed è dinamico, ma di un dinamismo che è molto più ricco del dinamismo che noi pensiamo, che quello degli oggetti che si muovono nello spazio del tempo. Il dinamismo in realtà è un dinamismo all'interno del sé, che è il dinamismo della sua conoscenza di sé, che continua a aumentare. Quindi quello che è dinamico è il conoscere se stesso. I mondi fisici sono in realtà virtuali create per conoscere meglio se stesso. Ma tornando a questo discorso, ogni conoscenza di sé, di uno, crea una nuova entità cosciente che ha due proprietà: la coscienza, che vuol dire che può conoscere se stesso, l'identità, cioè, perché quando io conosco qualcosa di me, questo conoscere qualcosa di me è come un quantum di, come dicevo prima, è una connessione all'interno di me. Quindi questa connessione all'interno di me deve apparire come una parte intero. Quindi è a tutte le capacità di me, ma anche una cosa particolare che la identifica. L'identifica dentro di sé, la identifica come quella comprensione, perché è il senso di quelle connessioni, è la comprensione. Fuori di sé vuol dire che gli altri riconoscono gli altri sé, riconoscono l'identità unica di quel sé. Quindi io che mi sento dentro di me un me, che sono io, riconosco però anche gli altri come altri io, no? Quindi le proprietà che abbiamo noi sono le proprietà che poi sono la riflessione di proprietà ancora più fondamentali, come sopra così sotto e come sotto così sopra, no? Trismegisto. Praticamente tu hai la ripetizione di certi schemi fondamentali che si ripetono a tutte le scale gerarchiche, dal livello più basso al livello più alto. Il movimento non è movimento nello spazio fisico, è movimento che è fatto di comprensione di sé nello spazio cognitivo, in questo spazio di conoscenza. E quindi la conoscenza è fondamentale, non la fisica.
E per avere conoscenza ci vuole conoscenza. Ci vuole la coscienza. La coscienza è quello che ti permette di conoscere. La meditazione che ti consiglio di praticare è quella del respiro. Semplicemente ti concentri, ma non concentrarsi nel senso di così, no? Presti attenzione al respiro, respiri normalmente. E quando ti viene un pensiero, lascialo passare, cioè non togliere l'attenzione al respiro. Lascia passare, no. Perché quello è già difficile, perché uno magari un pensiero interessante ti viene, o tu vuoi seguire il pensiero, no? Quindi perché devi cominciare, perché l'obiettivo è di staccarti da quello che avviene nella tua mente, no? In modo che poi ti accorgi che c'è qualcosa, c'è come uno spazio dove avvengono i fenomeni della mente e tu sei quello spazio, cioè la tua coscienza è quello spazio dove avviene tutto questo, tutte le danze che vengono sono danze di questo spazio, all'interno di questo spazio, ma tu sei lo spazio. Quindi la tua coscienza è lo spazio in cui avviene la tua esperienza. L'esperienza è il contenuto di questo spazio. Di responsabilizzazione totale. Tu sei lo spazio. E quindi questo però, questo che ti dico io, è un pensiero. No, tu lo devi sperimentare come? Devi sperimentare questo spazio come qualcosa che vive, come qualcosa che breathe, che respira, come qualcosa che sei tu. Tu sei questo spazio, ti riconosci in questo spazio. E questa self, e questo è l'inizio di conoscere te stessa, come che esisti come spazio dell'esperienza, della tua esperienza. E dopo vai avanti. Già quello ti porta via dei mesi, hai capito? Perché e devi insistere, devi farlo, lo fai quando sei, okay, quella mezz'oretta di tranquillità, non puoi fare se sei da farata, che hai qualcosa da fare, cioè devi trovare la parte della giornata in cui sei tranquilla e poi lasciarti andare con serenità e da lì dopo vai avanti, intanto arriva lì, è già quello molto importante, il mio passo fondamentale. E lettura consigliata? Dopo, se no diventa una cosa intellettuale, capito? Deve essere una cosa esperienziale, è lì che devi cominciare da lì, perché sennò dopo vai nella tua testa, no? Le letture dopo, quando hai già avuto queste cose, poi dopo puoi cominciare a fare delle letture che ti connettono con chi parla di queste esperienze, per esempio, che ha avuto, quindi ti riconosci, capisci? Cominci a creare tutto un altro livello di realtà. Se no è la stessa realtà intellettuale che hai quando vai a scuola, no? E non è, quello non è sufficiente, è un certo livello, ma tu devi andare al di là di quel livello, invece che capire intellettualmente. E quel capire lì è quello che chiamo comprensione, quella comprensione priva del genere. La comprensione che ti viene nel vivere la tua esperienza, nel viverla come tua esperienza, capito? Non c'è qualcosa da imparare, qualcosa da o da capire, o da difendere, no? Sei tu, non te la posso spiegare meglio finché, perché devi sperimentarla, cioè non è una cosa da pensare, è una cosa da sperimentare dentro di te, ed è proprio lì la chiave di volta, il punto di partenza.